Ciao, oggi vi faremo vedere come fare le crepes alla slovacca, come mi ha insegnato la mia mamma. E io sto insegnando alla mia figlia. No, questa è Arte Green e io sono Licia. E io sono Yolanda. Su Arte Green troverete tante ricette facili vegetariane, tantissime idee di arte riciclata, riciclo creativo, insomma per fare arte facile per tutti. Quindi, se vi piacciono questi tutorial, questi argomenti, iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che metteremo. Ingredienti per preparare crepes, latte, zucchero a velo o zucchero normale, due uova, farina, una pentolina o una ciotola per sbattere poi in pasto, alla fine per riempire la marmellata, Nutella o cioccolata, dipende come piace a voi. Mettiamo nella ciotola latte e mettiamo un uovo intero e un tuorlo. E mescoliamo tutto per bene. Ora mettiamo il zucchero e piano piano mettiamo farina e continuiamo a sbattere. Pizzico di sale. E ora mettiamo tutto. Se invece volete fare le crepes salate, non mettete zucchero, ma mettete solamente un cucchiaino da tè, non da caffè, un cucchiaino da tè di sale. Una volta ottenuto, diciamo, un tipo crema, prendiamo la padella, mettiamola sul fuoco medio e appena appena un goccio di olio di semi di girasole. Lasciamo un pochino a scaldare, che sia bella calda. Una volta che padella è calda, mettiamo la dose. Possiamo farli più fini o più spessi, dipende come piace a voi. Ora vediamo, prendiamo, rigiriamo. Ora la prendiamo e la rigiriamo. Prima fatta, questa è la più spessa. Ora possiamo far vedere come faremo più fine. Ora rimettiamo un po' appena appena olio. Io l'ho fatto prove, sono venute un po' più spesse, allora l'ho aumentato latte per farlo più liquido, così vengono più fine e si spalmano meglio. Vedete? Sono più fine e si cuociono anche più velocemente. Ecco, vedete? Sono più fine. Vere crepes dovrebbero essere fini. Facciamo vedere ultima, più fine possibile. Questo è fine, 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 come dovrebbe essere. È fine. E possiamo levarla. Ecco fatto. E ora andiamo a riempirle. Prendiamo la marmellata, spalmiamola, pieghiamole a 4. Noi usiamo la marmellata di arance, dato che la mia figlia è allergica al nickel. Voi potete comunque usare la marmellata come piace a voi, oppure altro, potete mettere anche la cioccolata. Noi possiamo alla fine spargerli con zucchero a velo, se no io spesso metto sopra la panna montata e sopra sciolgo la cioccolata e metto la cioccolata. Soprattutto ora che siamo dentro le case chiuse per via di coronavirus, sicuramente questa ricetta avete visto che non è tanto difficile, quindi speriamo che avete cucinato queste nostre crepes e che vi sono venuti buoni. Fatecelo sapere. Certo, se vai potete farci anche la foto e mandarcela, noi saremo contenti. Quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci anche su Instagram e visitate anche il nostro sito web per vedere tutto il progetto di Arte Green. Allora, al prossimo video, speriamo che vi è piaciuto. Ciao! Ciao!